con Mattia Calise, consigliere comunale 5 Stelle a Milano. Abbiamo letto alcuni passaggi del libro Il grillo canta sempre al tramonto, che è un'opera collettiva di Dario Fo, Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Il passaggio che hai letto riguarda il concetto di leader e il fatto che il movimento si propone di essere come un movimento leaderless, quindi senza un leader. Però la domanda sorge spontanea, il carisma di Beppe Grillo è parecchio ingombrante. Secondo te come convivono quest'idea di un movimento il più possibile orizzontale con una figura carismatica come quella di Beppe Grillo? Beh, è chiaro che è una sfida, prima di tutto perché non siamo abituati ad aggregarci, a lavorare in una maniera, in modo orizzontale, senza leader. Quindi prima di tutto è qualcosa a cui non siamo abituati. Anzi, nella storia siamo sempre stati, o anche sul lavoro, comunque a lavorare in una piramide. Il Movimento 5 Stelle ha come base la rete invece, quindi dei nodi, qualcosa di orizzontale, ed è un esperimento. È chiaro che Beppe, caspita, ha un carisma enorme, ed è stato fondamentale per far partire tutto questo. Senza non credo ne sarebbe iniziato nulla, a partire dal muro, dal nostro muro mediatico, da una parte come informazione, e dal muro partitico. Non è facile entrare nel sistema politico italiano come su un sistema politico. E credo proprio che in questa fase iniziale ovviamente è stato fondamentale per partire, ci darà un po' di forza, anche pensando ai ragazzi in Parlamento che sono bombardati da mille cose, gli dà un po' di carica, li tiene vivi. Però il tutto in un passaggio, in un momento di transizione. È chiaro che dobbiamo imparare a diventare leader di noi stessi, che non è qualcosa di C'è semplice. uno strumento tecnologico molto interessante che è Liquid Feedback, che per spiegarlo è il software che viene utilizzato dal partito pirata tedesco per prendere delle decisioni il più possibile che avvicinano gli eletti, diciamo, i nominati, nel loro caso credo che siano eletti, ai cittadini. Con delle forme anche di deleghe di voto, per cui non è che necessariamente tutti votano tutto, ma chi è più esperto può raccogliere i voti degli altri. È uno strumento utile per i movimenti, per poter appunto garantire una vera rappresentanza agli eletti. Tante volte il Movimento 5 Stelle si è sentito parlare dell'utilizzo di questo strumento, come mai ancora non è stato attivato, se era nei programmi? E come ne vedi l'utilizzo e le possibili implementazioni in Italia? Io partirei proprio da liquid feedback. Si è sentito parlare molto proprio di questo liquid feedback. In realtà non è importante il nome, ma il concetto, come tutti i progetti wiki, quindi da modificare, da migliorare nel tempo, anche questo andrà modificato e migliorato anche in base alla situazione nostra. È chiaro che da una parte abbiamo utilizzato strumenti come Meetup per permetterci di organizzare riunioni a costo zero. Dall'altra parte ci sono dei metodi di lavoro, come quello che preferiamo a Milano, che comporta in realtà pochissime votazioni, perché i documenti vengono condivisi e scritti insieme in maniera partecipata. Quindi non sempre il voto È lo è l'unico modo strumento. di partecipare, anzi in alcuni modi diventa incredibilmente maggioritario. Invece la proprio un'istruttoria, vivere tutte le fasi iniziali di costruzione di progetti, di proposte. Quindi tu sostanzialmente, anche perché tra l'altro sei l'unico consigliere 5 Stelle al Consiglio Comunale di Milano, Sì. qual è il tuo percorso per creare la tua iniziativa poi all'interno del palazzo, Allora, diciamo? diciamo che, vabbè, ovviamente io essendo da solo ho dei limiti fisici, Sì. esatto. I flussi di lavoro sono due: da una parte il mio, che come consigliere ho accesso agli atti della pubblica amministrazione, che pubblico su internet per quanto possibile, ovviamente nel rispetto delle leggi, e dall'altra parte ci sono gruppi di lavoro, tutti di volontari specifici, magari che lavorano sull'amianto oppure su Expo, sul consumo di suolo, che con questa documentazione e con le loro competenze, perché molto spesso sono esperti, realizzano progetti che poi io porto in consiglio comunale. E in questo passaggio poi come si concretizza uno dei
punti cardine del vostro ragionamento che è né di destra né di sinistra, ma sull'obiettivo che è citato anche nel libro. Quindi una volta che il gruppo di lavoro ha elaborato la proposta, cosa succede concretamente? Una volta che è stata elaborata, ovviamente deve essere condivisa, quindi dal gruppetto di lavoro, che sono persone esperte e tutto, si passa proprio a condividere con tutti gli attivisti. È chiaro che un controllo di questo tipo è molto vantaggioso, perché si tiene un attimo conto di tutto, anche di far leggere un progetto da chi magari non se ne intende di quello, e quindi venire aiutato dagli esperti per cercare di capire e capire come mai determinate scelte vengono prese. Però questo di solito funziona, ha funzionato. E con gli altri consiglieri? Cioè il lavoro con i tuoi colleghi consiglieri? Beh, lì sta la differenza tra il Movimento 5 Stelle e i partiti. Molto spesso i partiti non sono liberi, i consiglieri in questo caso, di votare come vorrebbero. Hanno una direttiva di partito che gli dice: voi dovete votare così, anche se magari quella scelta non va in direzione dei cittadini ma di altri interessi, e questo è capitato molto spesso con Expo, col piano di governo del territorio. E beh, lì si vede la differenza, cioè il concetto di votare a progetto, che è una cosa che sembra normalissima, quindi votare un progetto a favore se va dalla parte dei cittadini, è qualcosa di normale nella vita quotidiana, in politica purtroppo è fantascienza molto spesso, proprio perché non c'è trasparenza e proprio perché queste stanze sono state chiuse per tantissimo tempo, e quindi gli interessi di destra e sinistra convergevano molto spesso. Ma hai citato più volte Expo, ci vuoi spiegare qual è la linea del Movimento 5 Stelle su Expo, quali sono le problematiche principali al momento, anche perché il tempo sta passando molto veloce e le cose da fare sono tante, ma è anche poi importante trovare il modo per cui le cose vengano fatte in maniera certo, trasparente e efficace, ma per tutti. Anche per i cittadini. Io non ho dubbi che in Expo, attorno ad Expo, ci saranno tantissime iniziative anche culturali, validissime, tutto. La mia analisi però nasce un po' dal retroscena proprio di questa grande esposizione universale, proprio perché, viste le premesse, e adesso cerco di sintetizzare al massimo un discorso che purtroppo è molto grande, sarà l'ennesimo grande evento all'italiana, quindi un'occasione per la politica, per i costruttori di fare nuovo cemento, di fare tantissime opere inutili. Qui nel caso di Expo specifico avremo l'acquisto di questi terreni vicino a Rho, e che da agricoli diventeranno edificabili dopo la situazione. Però c'è un referendum che in teoria vincola quei terreni, il parco agricolo, il cosiddetto area parco agricolo si chiama, credo, uno dei 5 referendum di Milano si muove, promossi durante la stessa campagna elettorale. Purtroppo uno dei problemi più grandi dei referendum a livello comunale è che non sono vincolanti, quindi l'amministrazione può, cioè i cittadini possono vincere la proposta, ma l'amministrazione, in base a quello che gli conviene, può comunque fare quello che vuole. E una delle battaglie che stiamo conducendo proprio adesso è quella della modifica dello statuto per l'introduzione del referendum deliberativo senza quorum, proprio per avere degli strumenti di democrazia diretta reali. Quindi una volta che i cittadini hanno raccolto le firme, fatto la campagna elettorale, la campagna referendaria, e poi si è andato a votare e hanno vinto, quello diventa una vera legge, una proposta. Ora non è così ed è ovviamente frustrante per tutti i comitati e tutta la società civile organizzata che cerca di usare questi strumenti. L'ultima domanda, visto che il nostro ambito principale è quello delle politiche culturali, tu a marzo hai votato contro una mozione che era stata proposta da Luca Gibillini, in cui si proponeva che a teatri e cinema fosse ridotta l'aliquota relativa all'IMU. Lo stesso assessore Maiorino era critico rispetto a questa proposta di Gibellini. Mi vuoi spiegare perché hai votato, cioè cosa pensi di quella proposta, perché hai votato contro, cosa si può fare secondo te per incentivare Milano come un luogo di industrie creative e culturali, che poi è un po' il termine che si usa in Europa, però diciamo un luogo di cultura vivo, vitale, e che sopravviva alla crisi. Allora, prima di tutto ovviamente il sostegno al teatro in questo caso, in questa situazione, è fondamentale. Vi spiego perché abbiamo votato contro.
quella mozione in particolare prevedeva proprio degli sconti sulla tassazione per i teatri e i cinema. Il nostro punto è, ok, ma come mai ad esempio un multisala deve avere questo tipo di sconto? Come mai ad esempio un teatro deve avere questo tipo di sconto ma un'altra iniziativa culturale no? Non andava contro diciamo, l'equità. Cioè non era veramente comprensiva di tutte le realtà culturali. Nel momento in cui ho chiesto, ok, ma come mai si sta facendo solo per i teatri e i cinema? E la bella risposta dal proponente è stata perché i sindacati di questi settori sono venuti a contattarmi. Okay. Non si può lavorare così. E dal mio punto di vista lo sconto a una tassazione non è neanche la forma corretta di incentivo. Tu cosa faresti? Allora, o cosa hai proposto di fare? Diciamo che nel tempo, quando Boeri era assessore, avevamo proposto di garantire una piattaforma informatica, diciamo, al passo coi tempi e che fosse in grado di mettere in rete le realtà milanesi. Questo per permettergli di avere un network abbastanza forte per fare, tra virgolette, concorrenza al cinema, che ovviamente in questo momento monopolizza praticamente tutto, un po' perché è più facile arrivare, perché hanno i parcheggi e quindi non hai i tempi d'attesa morti. Dall'altra parte siamo disorganizzati e quindi si perde molto spesso perché non si sa neanche che c'è un'attività culturale vicino a casa, alla propria casa. E l'assessore sembrava interessato, però non so bene se sia stato portato avanti, non ci hanno più avvisato di adesso questo. Adesso c'è il cambio. Adesso non cambio, esatto. E sicuramente quello, perché in questo momento il comune non ha soldi. Questo è purtroppo un dato di fatto. Non ha soldi in alcuni casi per portare avanti i servizi essenziali e questo ovviamente è una situazione che inizia a non darci proprio risorse per mantenere neanche i servizi che abbiamo sempre tenuto, certo. Proprio le scelte finanziarie scellerate che negli scorsi decenni hanno compromesso il futuro proprio finanziario e strutturale del comune per decenni, certo. E questo è chiaro. Utilizzare internet un po', noi ovviamente ormai siamo esperti di eventi no budget, sì. Può sicuramente mettere in rete, è chiaro che i soldi, anche pensando ai ragazzi della mia generazione, ce ne sono pochi, sì. In questo momento. E servono comunque. E servono, sì. È chiaro che il comune deve essere bravo a non far sacrificare la cultura in un momento in cui ci sono pochi soldi.